giornata dedicata al pesce ed ai prodotti ittici del territorio, quella che oggi si è svolta all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Giunta alla sua quinta edizione, l'iniziativa che titola Alla Mensa del Popolo quest'anno ha avuto come protagonisti indiscussi la canocchia, la seppia e gli studenti che hanno preparato i piatti e ha l'obiettivo di valorizzare i pescatori locali e di promuovere i prodotti ittici dell'Adriatico tramite la cucina, ma anche contestualizzando il pesce in un ambito culturale. Come ogni anno faremo una promozione del prodotto dell'anno, che nella fattispecie sono due, la seppia e la canocchia. Oltre che presentare, assaggeremo, perché poi ci sarà una degustazione organizzata dai pescatori per i piatti della tradizione e dai giovani della scuola alberghiera per quanto riguarda l'innovazione. L'iniziativa, realizzata dall'Organizzazione Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia, in collaborazione con l'Istituto Santa Marta, lega quindi il pesce alla cultura e punta all'innovazione e alla crescita del settore ittico locale, portando giovamento, dice l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, anche alla promozione del nostro territorio. Noi siamo sempre vicini agli operatori della pesca, in questo caso all'associazione che li rappresenta. Fanno un lavoro minuzioso nella valorizzazione della pesca, ma dell'intero territorio. Lo scorso anno siamo stati insieme a Bruxelles per presentare la vongola e tutti i prodotti legati al nostro mare, e direi che quando si presentano queste cose se ne approfitta anche per valorizzare il nostro territorio. Quindi un lavoro minuzioso anche di vicinanza a tutti gli operatori, che ovviamente va accompagnato, e quindi noi come amministrazione siamo vicini a queste persone.